I recenti casi di minori costretti a prostituirsi, picchiati, lasciati nell'incuria e in condizioni ai limiti di una decente vivibilità sono lì a dimostrare che vanno implementati gli interventi a favore dei bambini, dei ragazzi che sono costretti a subire, spesso in ambito familiare, atti violenti senza avere la minima possibilità di difendersi. Ecco perché è quanto mai importante che si denunci quando si è a conoscenza o si ha il sospetto di maltrattamenti verso piccoli. Nonostante la legge tuteli già da tempo i minori in modo accurato, con un'attenzione del legislatore a 360 gradi. Ma lo Stato deve fare di più per aiutare le famiglie in ambito sociale, creando percorsi riabilitativi per chi commette errori, cioè potenziando la presenza di luoghi dove poter dare la possibilità di recupero di rapporti con i bambini che vengono magari temporaneamente affidati ad altri. I minori hanno una tutela ordinamentale adesso abbastanza, come dire, abbiamo strumenti per intervenire, chiaramente strumenti dolorosi, perché quando si interviene su una famiglia, alla fine come dire, si va a toccare, a manipolare una materia delicatissima, perché il rimedio sarebbe semplice, insomma, no? Voglio dire, togliere i minori da una famiglia, che è la cosa a cui si pensa immediatamente, però è chiaro che sono le risposte che si possono dare e ci sono sempre, devono essere sempre mediate da accertamenti e verificare se è possibile. Purtroppo forse tendenzialmente in prospettiva bisognerebbe accrescere la potenzialità dello Stato, la forza dei comuni, degli enti locali di intervenire sul sociale, nel senso di con gli assistenti sociali cercare di indurre comportamenti. Ci sono centri di ascolto, c'è anche la possibilità data proprio dall'ordinamento all'imputato, all'indagato che viene denunciato di rivolgersi al servizio sociale per iniziare un programma di recupero, che sarebbe la cosa migliore per recuperare rapporti e per non creare danno, un danno drammatico, indelebile, irrecuperabile nei confronti dei minori che sono tutelati dalla norma, però è chiaro che quando parliamo di processi penali, il processo penale l'extrema ratio presuppone che si vada ad accertare i fatti, magari con strumenti molto limitati a distanza di tempo, e probabilmente anche una pena data a distanza di tempo non risolve i problemi di rapporto e né può in qualche modo sanare il danno che i minori hanno subito. I minori vengono tutelati adesso dalla previsione penalistica, anche rispetto alle violenze indirette, no? Esistono i maltrattamenti che sono considerati in danno dei minori, in questo le pene sono state anche, c'è stato un aumento dei limiti edittali che lascia il tempo che trova, però diciamo, c'è anche una tutela indiretta nel senso che la violenza nei confronti del minore si verifica non solo in riferimento ad atti concreti compiuti nei confronti dei minori, ma anche per il fatto di aver costretto i minori ad assistere a litigi, a violenze reiterate all'interno della famiglia. È un problema di educazione, di cultura, però che richiede la strada giudiziaria, la risposta che può essere quella del giudice penale, è un discorso relativo che avviene a danno fatto e che ovviamente ci deve essere prevista perché la pena ha una funzione rieducativa ma anche sanzionatoria e quindi voglio dire soprattutto sanzionatoria, ovviamente questo è il significato della pena, però è quello il punto, insomma, cercare di creare dei luoghi in cui si possono recuperare i rapporti. Cosa che noi cerchiamo di fare nel dibattimento, magari cercando di tenere, come dire, fare delle udienze, cercando di parlare con le parti, di indurre comportamenti. La querela è irrimettibile, però deve essere una rimessione di querela che deve essere conseguenza di un comportamento che cambia e di un atteggiamento civile che tenga conto degli interessi dei minori. Insomma.